ciao, questo è il mio orto dove coltivo frutta e verdura di stagione. Nella vita faccio altro, sono un videomaker e quindi mi sono chiesto perché non realizzare dei tutorial per chi sta in campagna, ha uno spazio ma non sa coltivare il proprio orto? E l'idea di Filippo Fagioli ha funzionato subito. Quanti di voi hanno uno spazio ma non sanno come utilizzarlo? L'argomento poi è di grande attualità, mangiare prodotti del proprio orto a chilometri zero è sicuro, costa meno e in tempi di Covid è come coltivare un privilegio. Lavoro più facile non c'è per Filippo, che oggi viene aiutato da Eros, con cui collabora nel campo dell'editing. Ecco come funziona e inizia un tutorial. Ciao ragazzi, oggi procediamo col trapianto dei pomodori, proviamo una nuova varietà di cuore di bue, datterino e per la prima volta nero di Crimea. Dal campo, nel vero senso della parola, allo studio è per Filippo una questione di pochi secondi. La cosa bella è che qui dietro c'è il mio orto e qui ho la mia sala montaggio, quindi è propriamente un chilometro zero. Poi inizia il lavoro di montaggio, dove il videomaker perugino fonde le due esperienze. Ciao ragazzi, sui pomodori realizzeremo vari video. Alcune ore di tempo ed il lavoro è finito, pronto per essere messo in rete. Di pomodori ne esistono innumerevoli qualità. Il pomodoro adora il sole, il supporto è fondamentale. Si possono mettere pali a cupola incrociati in cima oppure a tre, come abbiamo fatto noi. Così è nata la spesa nell'orto e durante il tempo che stiamo vivendo, cioè durante l'emergenza coronavirus, penso che sia un buon momento per ritornare ai nostri orti, alle nostre campagne e fare qualcosa di utile. Da poco sono anche diventato YouTube creator e quindi inizio anche a piano piano guadagnarci qualcosa.